l'autostrada? Non ti ho visto io, Dio buono. Non le sai, le strade le dia? Sì, no, le metti in là, dai. Fate il video al video. Video al video. Finiamo dentro la telecamera di Farro. No, no, stavo facendo. No, faccio. Dica, ascolta, però la valla vita anche andata. Sempre la solita storia. Ma si vede il caffè, sono andato anche ai cartoni animati, poverino. Ciao ragazzi, come avete visto siamo tornati dalla Sardegna e come prima uscita siamo venuti a Gambara, una pista che non avevamo mai visto prima. Da fuori sembra piccolina ma divertente. Più tardi entreremo in pista e vedremo un po' come sarà il nostro giudizio da sotto al casco. Ragazzi, stanno facendo le prove libere mentre io cerco di fare un giro attorno alla pista per rendermi un po' conto di come sia, e mi sembra veramente divertente. È tutta fresata, un terreno un pelo ghiacciato, ma appena scioglie un po' è fondo, quindi oggi ci sarà da divertirsi. Adesso ne approfittiamo per fare subito dei crono, anche se hanno fatto solo 8 minuti di prove libere perché era il turno dei mini, hanno dovuto uscire, però è un ottimo esercizio anche quello di imparare la pista in brevissimo tempo e poi essere costretti subito a fare delle crono, perché questo può succedere anche durante l'anno quando si va a fare una gara con la pista appunto sconosciuta. Quando ti appoggi, però ovunque ti appoggi devi essere molto più veloce. Hai fatto traiettorie? Ho dei punti morti però. Eh? Punti morti, perdo un sacco. Beh, però comunque hai cambiato qualche traiettoria. Sì, sì. Perché 36 adesso hai tirato giù 3 secondi. Oh.
Farro ha fatto una bella manche in solitaria. Vabbè, il ritmo di Farro è decisamente un altro passo rispetto agli altri Jaguari, però costante senza cadere, eh? Sì. L'ultimo giro era un po', però buono. Baza ha fatto una manche. Un piccolo dettaglio, il Farro faceva l'italiano. Vabbè. Faceva solo l'italiano il Farro. Roba tranquilla. Per arrivare all'italiano Baza messo un po' di strada. Bisogna impegnarsi e chi lo sa, magari ce la faremo anche noi. Intanto sta facendo passi da gigante. Primi giri pochi metri dagli altri, ho visto perdevi forse un paio di metri al giro da Jolly e Bodo. Se riusciamo a migliorare un po' sul fisico... Fiato soprattutto. Però se non c'è raccontato Fandonie, sono 20 giorni che non fumi. Cioè, da quando siamo partiti che non fumo. Fategli un po' di congratulazioni nei commenti a Baza, deve dargli la carica, che non lo vogliamo più vedere con la sigaretta in bocca. Fuori da una curva, messa in penale a moto, sono andato del Fos. E dopo Tesina a perderli. Primi dopo... giri, bella battaglia col Bodo. Lui aveva forse un po' più convinzione, perché difatti quando ti ha superato lui era veramente in palla. Dopo, visto che te ti sei un attimo rianimato, hai provato a replicare là che ci hai provato per due volte a passarlo, prima di cadere. Sì. Dopo sei caduto, l'avete fatta a distanza, il ritmo era uguale comunque. Sì. 15 più 2, corrisponde a 18 minuti e rotti. Abbiamo un po' alzato il tempo di manche. Hai fatto fatica? Gli ultimi giri un po' su. Perché ho fatto tanta fatica a rialzare la moto quando mi è caduta. Oggi abbiamo fatto tempi la giornata è terminata. Oggi abbiamo fatto prove libere, tempi e due manche belle toste e basta. Molto divertente la pista, le manche sono state per me veramente difficili e merita venire qua a provare la pista perché è molto divertente. E mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e lasciate un like e restate sintonizzati perché a breve ci saranno delle novità e a 10k Lorenzo farà una gara.